Buon pomeriggio, benvenuti a TG2000. Allerta rossa fino a domani in Romagna per il maltempo. A Fontanelice, in provincia di Bologna, è crollata una casa a causa di una frana. Una persona è stata trovata morta. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre il corpo dalle macerie. E un uomo di oltre 80 anni è morto in mattinata a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. È una situazione molto difficile, dicono le autorità locali. Un allievo 14enne di una scuola primaria di Belgrado ha sparato stamane alcuni colpi di pistola all'interno dell'istituto, uccidendo 8 compagni di scuola e un guardiano. Altri 6 ragazzi e un insegnante sono rimasti feriti. Il ragazzo è stato poi arrestato. La sparatoria è avvenuta verso le 8:40 nel quartiere centrale Vrakar della capitale serba. Il ragazzo, al 7° anno della scuola primaria, ha aperto il fuoco con una pistola che gli inquirenti ritengono appartenesse al padre. La guerra in Ucraina, duello di droni e bombardamenti durante la notte, colpito un deposito di carburante sul confine con la Crimea. A Kherson, nel sud del paese, un bombardamento russo ha colpito l'unico supermercato aperto nella città, uccidendo 3 civili e ferendone altri 5. Disposto un coprifuoco di 58 ore. L'esercito ucraino, secondo lo Stato Maggiore, ha ucciso 520 soldati russi. Intanto è atteso per venerdì a Istanbul un incontro tra i vice ministri della difesa di Turchia, Russia e Ucraina per discutere l'estensione dell'accordo sull'esportazione di grano attraverso il Mar Nero. Maggio sia il mese di preghiera per la pace e la fine della guerra. Francesco, nei saluti dopo l'udienza generale, torna ad invocare l'intercessione di Maria per la fine delle violenze in Ucraina. L'Europa costruisca ponti di pace tra i popoli, includa le differenze e accolga chi bussa alle sue porte, dice nella catechesi. E nel saluto ai polacchi si rivolge ancora alla Madonna per invocare per l'intera Europa la cooperazione armoniosa, ma prima di tutto la pace, specialmente nella vicina Ucraina. Gli occupati a marzo 2023 sono aumentati di 22.000 unità a febbraio e di 297.000 unità rispetto a marzo del 2022, lo rileva l'Istat, sottolineando che il tasso di occupazione è stabile al 60,9% su febbraio, mentre sale di 0,9 punti percentuali su marzo 2022. La crescita dell'occupazione rispetto al mese precedente porta gli occupati a 23.349.000. La presidenza della Caritas Italiana, riunita in questi giorni a Roma, esprime alcune preoccupazioni su 2 questioni che coinvolgono gli ultimi, invitando alla corresponsabilità. All'indomani dell'approvazione del decreto lavoro, Caritas Italiana chiede una riflessione attenta sulle politiche contro la povertà adottate e sulla gestione del fenomeno migratorio, caldeggiando un intervento strutturale di fronte alla previsione governativa di sostituire il reddito di cittadinanza. La Caritas si augura che la proposta tenga conto dell'esperienza delle tante realtà che si occupano da anni di povertà. Un maxi blitz dei carabinieri del ROS e del comando provinciale di Reggio Calabria ha piazzato il colpo contro l'Andrangheta e le cosche della Locride, facendo finire in manette 108 persone. L'operazione è scattata oggi da nord a sud con gli uomini dell'arma che hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia Regina. Torna in campo oggi la Serie A con il Napoli pronta alla festa scudetto, tricolore aritmetico per gli azzurri se questa sera nella partita in programma alle 21 la Lazio non dovesse vincere all'Olimpico contro il Sassuolo. Il verdetto si saprà alle 23, mentre il Napoli tornerà in campo domani sera contro l'Udinese. È tutto per questa edizione, prossimo TG2000 alle 18:30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.